Siamo con Toni Laudaddio in occasione della presentazione della nuova stagione teatrale del Teatro Rostocco di Acerra. Toni aprirà la nuova stagione, una presenza prestigiosa per il Teatro di Acerra. Grazie, sono contento di esserci. Appunto, apriremo la stagione con questo nuovo spettacolo che ha debuttato quest'estate in anteprima a Milano e sono contento perché si trova perfettamente col tema della stagione, che è appunto il tempo, e questo è uno spettacolo che siamo un anno dopo e che appunto racconta un lungo arco di tempo, un rapporto tra due colleghi nello stesso ufficio ed è forse una riflessione sul tempo più profonda, almeno nelle mie intenzioni, di quanto sia poi invece i normali, le relazioni interpersonali, insomma tutto quello che c'è negli spettacoli. Insomma, il tema mi interessa molto. Il tempo perduto, il tempo ritrovato, un concetto prustiano che tu hai indagato anche nella tua attività artistica e teatrale. Sì, per me è centrale. Chiaramente legato al tempo ci sono una serie, correlati temi fondamentali, primo fra tutti la memoria. Di conseguenza anche il gioco che il teatro può fare tecnicamente con la memoria degli spettatori. Questo è uno spettacolo che si articola su 30 brevissime scene che appunto riguardano 30 anni della vita di queste persone, e nei meccanismi della memoria di chi guarda a un certo punto cominci a confondere gli anni andando indietro, non ti ricordi più se è 5, 6 anni fa, 10, 20 anni fa che è successo qualcosa, che hai detto quella frase o che semplicemente hai fatto quell'errore che poi ha portato un'evoluzione della tua vita in un senso invece che in un altro. Insomma, questo è un tema, sì, per me abbastanza centrale, anche in tutto quello che ho scritto prima e nelle altre scritture, non solo per il teatro. Può richiamare anche alla mancanza di memoria del popolo italiano? Io non faccio questo testo, in generale non faccio, cerco di non fare, di non legare il mio lavoro strettamente alla cronaca o al lavoro politico, perché mi sembra che sia un ambito diverso, che non è, almeno nel mio teatro, ovviamente chi lo fa onorevolmente, ma insomma io non credo di essere, intanto non credo di essere capace. E poi non credo che ci sia necessariamente un legame tra quello che accade quotidianamente e una riflessione più ampia. La memoria, la mancanza di memoria degli italiani, diciamo, credo sia sotto gli occhi di tutti, però anche su questo a volte si gioca, su certi luoghi comuni, insomma, io credo che ci sia una mancanza di memoria un po' in tutti, anche in altre nazioni più evolute. E comunque lo credo che sia una questione personale, mi interessa più l'aspetto personale, privato, dell'esperienza della memoria e degli anni che passano. Tu sei divenuto nel corso degli anni un nome di riferimento nazionale del teatro, perché hai scelto di salire e calcare il palco anche del Teatro Rostocco? Dunque, le motivazioni sono diverse, credo almeno un paio le più pratiche, innanzitutto perché Ferdinando Smaldone è un amico e con lui abbiamo appunto avviato una relazione di amicizia già da diverso tempo, e quando lui mi ha chiesto di partecipare a qualcosa l'ho fatto volentieri. In più credo che questo tipo di realtà, Acerra, ma ce ne sono tante, anche Caserta stessa dove io vivo, vadano in qualche modo aiutate, perché altrimenti non c'è motivo di stare qui. Cioè, anzi, io credo che se ho deciso, come ho deciso di vivere, di continuare a vivere a Caserta in una realtà più o meno simile, è perché ci deve essere un legame con questo territorio, e mi sembrava il modo migliore fare il proprio lavoro nel proprio territorio. Parlando proprio del tuo territorio, del nostro territorio, è ancora complicato riuscire a fare rete anche nell'ambito della cultura e dell'arte? Sì, è vero, è ancora complicato, c'è ancora un atteggiamento a volte di competizione inutile, di guerra fra poveri, che è puerile, spesso si limita a veramente a bazzecole che basterebbe magari un piccolo dialogo per superare. E invece questo tipo di collaborazione, che in altri ambiti per esempio ha funzionato benissimo, ci sono diversi circuiti che hanno dimostrato che catene di piccoli teatri unite insieme spesso sono più forti e più ambite di grandi teatri finanziati pubblicamente, insomma. Credo che sia necessario per chi lo fa, insomma, ti ringrazio della presentazione, ma insomma per me che lo faccio su basi sostanziali, cioè sul piacere di fare teatro, il desiderio che questo lavoro sia utile,
anche il dovere di unire queste realtà. E appunto io ci tengo sempre molto che ci sia uno scambio, per esempio, tra il Teatro Rostocco, il Civico di Caserta, Officina di Salleucio, sempre a Caserta, e altre realtà simili, che tra loro possono sicuramente scambiarsi esperienze, spettacoli, addirittura collaborare sul piano economico, perché no, far diventare una sorta di circuito proprio sul piano istituzionale, essere più forti nel chiedere ad esempio alle istituzioni regionali un aiuto, un contributo, insomma.